a Roma. Qui con Leti a Castello ci stavano 60 ragazzini. Arriva una massa, ragazzi, dovete loggiare qua. Non ci manda di nuovo. No, per strada, sotto la chiesa, ti avete ricordate? 20 minuti qua non c'è più niente. Oh, vi è una svegliata? Dove devi andare? In fretta, va a cercare un muratore. Mi fa tirare su una parete, qua dove sono io. La porta, lo studio, la camera da letto. Sveglia! Va a cercare un falegname. Fatti così, da tarda. Eccolo qua il falegname, eccolo. Senti, per favore, un altare. Al reverendo, che è matto lei? Io faccio sedie, finestre, è che c'ho Michelangelo io, che vuole da me? Gli avrà fatto uno schizzo, qualche cosa, e gli fa quello che voi vedete lì. Ma in letto è lì sopra, dove Don Bosco ha celebrato 17 mezze. Lì sopra. Ed è da qui sopra dove le preghiere di questo santo, filo diretto, vanno su e piovono in acqua. No. Sa che ora si alzava la mattina? Il suo segretario si chiamava Don Biglietti, dormiva qua di divano, il divano era qua. Ci siete? C'era qualche siede e questo era lo studio. Quando ha finito le sue cose personali, 20 minuti alle 4, quarto alle 4, propositi che prende per celebrare la prima messa a chiesa di San Francesco d'Assisi a Torino, quarto d'ora, 20 minuti di preparazione alla messa. La messa, ringraziamento, quarto d'ora, 20 minuti. Se trovo un prete che fa 2 minuti di preparazione alla messa, me lo fa conoscere. Preghiamo, meditazione, colazione, che ore sono? Prima che cominciasse la processione dei visitatori, alle volte erano 200 persone, due isolati, aspettate a parlare con Don Bosco. O lui da solo, Don Bosco, o con il suo segretario, da questo tavolo partivano lettere di ringraziamento. Ne ho copiate due. Questa lettera, non ve la leggo per il tempo, non ce l'abbiamo, questa lettera Don Bosco la scrive a Papa. A chi la scrive? A Papa. Vediamo se ha capito qualcosa. Mi aiuti. Secondo lei, sto povero prete, al Papa, mi aiuti, cosa gli chiede? Soldi, la facciata della chiesa, la facciata della chiesa gliela pagata il Papa. E questa signorina chi è? È una ragazza francese, si chiama Chiara, Claire. Mi chiama Chiara. Ah, dove la conosce Don Bosco? A Lille, Lille è l'ultima città della Francia, in una riunione di cooperatori. E la persona alla quale Don Bosco ha scritto più lettere di qualsiasi altra persona. In archivio, lettere indirizzate a Chiara, ne abbiamo 59. Le abbiamo! Ma quante ne saranno andate perse? Dove la scriveva? Deve pagare una cambiale, 5.000 lire, sono 20 milioni. In cassa non c'è una lira a comprare carta igienica. Don Bosco. Se non paghiamo scattano pure gli interessi. Scriviamo alla signorina. Scrivono a lei. Non è che gli chiedono, Chiara, per favore. Qua... No! Chiara, urgente! Urgente. Chiara, per pagare meno tasse, perché se mandate soldi a quanti soldi manda, dichiariamo, e più soldi mandate più pagate alla posta. Doveva mandare 5.000 lire, lei sulla busta alla posta dice ci sono 4.000 lire là. Lui riceve la busta, non la apre, ha mandato solo 4. 5 milioni, valore che mancava. Ma come c'è? Don Bernardo, hai aperto la busta? No, non l'ho aperta. Apri la busta.
fuori c'era qua, c'è dentro c'è. Sì. Perché questa, perché questa lettera che scrivi a Chiara è così toccata? Perché, pensate, sto povero uomo quasi non vedo. La scrive lui personalmente, è scritta in francese, che non era la lingua di Domor. Sai cosa vuol dire un'ora impossibile? Vuol dire che questo povero segretario, mezzanotte, una del mattino, il segretario dormiva, per non far morire anche lui, per scrivere questa lettera che c'ha Chiara in mano ci vuole più di un'ora. Ma i soldi che ha mandati erano tanti. Ci siete? Quando il Papa gli chiede se vuole venire la Chiesa, Don Bosco e soldi non li ha, e Chiara, guardati, questo lo fai girare, e questo è il primo treno che è arrivato a Roma. E il 4 maggio alle 7 del mattino stanno facendo colazione e qualcuno bussa alla porta. Alle 7 del mattino? Ma chi può essere alle 7 del mattino? Il suo segretario, Don Biglietti, va a vedere e c'è un poveraccio, pensate, un contadino, gli mancava solo gli stivali da lavoro, gli scarponi, il resto era... Padre, buongiorno, buongiorno, com'è così presto? E che io voglio parlare personalmente con Don Bosco. E lo sa che Don Bosco è occupato? E io aspetto, per quello sono venuto presto. Chiude la porta, 10 minuti, pum pum, Don Bosco è molto occupato. La terza volta Don Bosco chiede, ma chi c'è fuori? C'è un poveraccio, che gli dico, forse vuole l'elemosina. E si vuole confessarsi. Aiutami. Si alza, piano piano, tutto spazio, va a sedersi, di vanno in qua, fa entrare sto vecchietto, quando vede che il vecchietto è seduto, è uscito, normale, no? Si vuole confessarsi. Ma non sono passati neanche 5 minuti, questo vecchietto esce, ma era così contento, si toccava la felicità di quest'uomo. A Don Biglietti, che non voleva farlo entrare, grazie padre, buona giornata, che la Madonna lo benedica, lei è molto gentile, te batte del tetete del mattino. Entra, chiude la porta, sarà arrivato qua, si ferma e Don Bosco è veramente commosso, alle lacrime. Ma che è successo? E gli dice, ad oggi, né conti, né principi, né marchesi, nessuno a Don Bosco gli ha lasciato un'offerta consistente come il Signore appena uscito. Vi ricordate, lei ha pagato la colonna? Vuol dire che i soldi che ha lasciato quel vecchietto erano di più di quelli che lei ha dato per pagare la colonna. Tesoro, chi era il vecchietto? Non lo sappiamo. Ma non si sa. I soldi erano veramente. Ti alzi un attimo. Me la posso fare? Buongiorno. Siamo. Mi fate parlare. Siamo marito e moglie. Il giorno è 12 maggio, 3 del pomeriggio. In cortile non c'è anima viva. Lei ha questo braccio paralizzato da 20 anni. Non pensate a sta roba che state vedendo, eh? C'ha una cosina attaccata addosso. Entriamo in chiesa, vedo un pre, quando i preti vestivano da preti. Per favore, reverendo, veniamo da tanto lontano, mia moglie non sta bene, è tanto malata, per favore, Don Bosco, a quest'ora, volete ucciderlo a Don Bosco? Per favore, a lei vengono giù, perché lei sta male, e il tuo prete si commuove, non vi prometto niente. E Don Bosco ci dice, vieni, ce la fate vedere il divano? C'è seduto, Don Bosco, posto suo, posto mio. Lei invece di sedersi, cade in ginocchio davanti a Don Bosco, tira fuori sta farina che c'ha. Don Bosco, non ce la faccio più, sono 20 anni, per favore, signora, non stia in ginocchio davanti al povero Don Bosco, per favore, si alzi, la fa alzare, ce l'ha un po' di fede.
Lo sa che facciamo? Preghiamo insieme un'Ave Maria. Siamo qua, dove siete voi seduti. Pregano insieme l'Ave Maria, dà la benedizione. Non può! È guarita. È vero, lo sapevo io. Dove siete voi? È vero. Dimmelo, che fai? Dai, dimmelo. Piangi. Piangi. E sono lacrime di gioia perché non crede a se stessa. Cade di nuovo in ginocchio davanti a lui e Don Bosco la fa alzare la seconda volta, per favore si sieda, il braccio l'abbiamo sistemato, mi dai una gomitata al marito, fuori i soldi, e le do 200 lire, amore, 8.000 euro, 8.000 euro sono soldi, e do a lei e lei li dà a Don Bosco, guardate, lei gli dice, Don Bosco, lei pensa, forse può bastare. Sentite Don Bosco. Signora, non giochiamo con la divina provvidenza. Mi dai sta comitata? Oddio, fuori i soldi. Sai quanti soldi gli ha lasciato? 28.000 euro. Il braccio. E guarda. Ci siete? Lasciano la mano, non siamo arrivati al piede della scala con il braccio guarito e chi ci aveva l'appuntamento alle 4, metà riga, di metà pannello? I seminaristi del seminario Pio. Uno di questi ragazzi, di questi seminaristi, è sordo, ma a Don Bosco non gli hanno detto niente. Mi state ascoltando? Sì, sì, sì. Ma sei sordo? Perché stai in seminario? Doveva essere parente del rettore, se no il seminario quello non doveva andare. Se l'ordine non lo prende, io mi vado a commissario per primo. E sordo. A Don Bosco non gli hanno fatto parola. Entrano tutti i ragazzi, tutti seduti, e questo seminarista sordo si siede vicino a Don Bosco. Finita l'udienza, benedizione, tutti passano a baciare la mano, vi ricordate la mano? Tutti via, tutti. Tutti sono andati, superiori compresi, e chi è rimasto? È rimasto questo ragazzo, eccolo qua. E qui sopra. Don Bosco lo tocca. Lo tocca. È già guarito. Gli sussurra. Ma è sordo. Era sordo, non è più sordo. Sapete cosa gli ha detto? A questo ragazzo gli dice: devi avere molta devozione a Gesù sacramentato. Visitalo molto, un seminario dell'Eucaristia. Ti raccomando la devozione a Maria. E guai a te se lasci il tuo rosario tutti i giorni e la tua confessione te va in pace. Il ragazzo non capisce più niente, è guarito. Da qui dove lui è guarito fino alla strada via Marsala, sai come si chiamava? Via di Porta San Lorenzo. Lui non incontra nessuno, i compagni gelosi. Don Bosco non capisce niente. Ma come va a parlare a un sordo? Ma che gli dice? Non lo sanno che gli è successo a lui. Quando a lui arriva per strada, e chi è detto? Sì, ma perché gridate? Sono mica sordo. Ma perché ci sei? Io sento, però non gridate, io sento benissimo. Tutti indietro, grazie. Dove è successo? Qua, dove sei seduto? Allora, tolti i sedili dove siete voi, meno il sedile di Chiara, che è originale l'altra sedia, il tavolo, il copriletto, tutto il resto che vedete qua è tutto originale. Amore, con le tue scarpe cosa stai toccando? No. Lo stesso pavimento. Ci siete fino qua? Adesso sentite, io non lo so fin dove quello che vi voglio dire riuscite ad afferrarlo, però se riuscite ad afferrarlo vi può servire molte volte. Lasciate tutte le borse tutto sopra il posto dove siete seduti, me appoggiarlo lì sopra, e gira questo di qua e venite qua vicino a me. Vieni, con te ormai la cosa fa. Ci siete? Sì. Ci siete? Scusa. Non lo so se tutti riuscirete a capire quello che vi voglio dire. Se riuscite ad afferrarlo vi servirà molte volte. Ci siete? Chi siamo noi?
Marie Bremouille. Dove viviamo? A Nizza. Dov'è Francia. Nizza? In Francia. E in Francia che lingua parla? Francese. 1875, noi due abbiamo due figlie. Ecco, due. Una. La più grande si chiama Marie Thérèse, ha 15 anni, e la più piccola si chiama Amalia, e Anne ne ha 13. Stringi forte. Che ci è successo? Sono morte tutte e due. Tutte e due. Le lacrime per piangere non ci bastano. Siamo grandi benefattori di Don Bosco. Don Bosco arriva a Nizza. Chiediamo udienza, è normale, ci riceve, siamo benefattori. E comincia lei. Don Bosco, perché? Perché? Una sì, ma tutte e due. Che peccato abbiamo fatto? Tocca a me. Don Bosco, per favore... Per favore, può venire da noi, ci celebra una messa, ci porta un po' di conforto. E Don Bosco chiede al segretario, che giorno possiamo andare? Giovedì alle 11. Don Bosco, viene, celebra la messa. Soldi, pranzo. Prima di andar via, a me mi batte qua la mano e mi dice, signor Marchese, prepari una bella culla. Forse non ho capito bene, me lo ripete, mi ha capito bene, sì? Prepari una bella culla. E dopo passano i mesi. Mi state ascoltando? Sì, come no, con attenzione. Mi ha dato un figlio maschio. Sentite, noi siamo gente normale, comune. Se lui fosse il principe o il re di Asturias, se tu mi dai 10 figlie femmine, il mio cognome è finito. Pensate agli Agnelli a Torino. Finita. Famiglia Agnelli è estinta. Non ci sono, sono tutte femmine. Mi dà un figlio maschio. Noi due non sappiamo come ringraziare Dio, come ringraziare Don Bosco. La guardate? E che hai fatto? No. Lei? No, non una schiava. Lei! Si siede. Ago e filo, tu ago e filo. Guardate un po'. Lo sai fare? Sì. Ma... Fa pensiero. Vi prego adesso, vi prego, vi prego, sistematemi bene. Sei pronta? Cosa c'è scritto lì sopra? Cosa c'è scritto lì? Lì dove c'è la luce, cosa c'è scritto? E non vedi niente. Mi fate passare, mi è caduta una cosa lì. Permesso, permesso. Mamma, guarda me. Vieni con me. Mamma, allora, per spiegarmi, dottoressa, guardate qua se non lo capite. Per leggere quello, vi prego di guardare un attimo questi fogli. Guardate un attimo questi fogli. Può darsi che qualcuno di voi ci sia stato. Questa chiesa. Sapete che chiesa è? Santo Stefano Rotondo, fa parte del San Giovanni dove operano gli occhi. Ci siete? Questa è la basilica di Santo Stefano Rotondo, costruita con i numeri che l'apostolo San Giovanni ci dà nel libro dell'Apocalisse. Sei pronta? Conta. Uno. Ferma. Conta in greco. Alfa, beta, gamma. Qui dietro ci sono tutte le lettere dell'alfabeto greco con tutti i numeri. Lo vedete? Quindi quello che vi dico adesso è preso da qua. Mi guardate la bocca? Guardate la mia bocca? Questo suono in italiano non c'è. Non c'è in italiano il suono. È Christos. Ed è la parola che lei sta illuminando, che è questa parola qua, Christos. Tesoro, ti accorgi che in ogni lettera c'è un numero? Beh. Ce la fai? Sì. Amore, aiutami. Il totale di questi numeri qual è? Al fondo il totale qual è? 888. Ci siete? Sì. Qual è il totale? 888. Guardami. Com'è fatto?
un numero 8. Con due certe. Bravissima, basta 5. Troppo brava. Con due certe. Guardi un po' dietro, chiuda la porta. No, non questa, l'altra. Guardate i due cerchi, eccoli là, eccoli, tocchi, tocchi il cerchio, lo tocchi? Tutti mi dica un po', lei che ha to... dove comincia il cerchio? Me lo dica dove comincia. Dall'inizio. Il cerchio non ha né principio né fine perché Gesù è, tieni, è tua, è l'alfa e l'omega. Ci siete? Se avessimo avuto più tempo in chiesa, non c'era il tempo, se avessimo avuto più tempo in chiesa, la navata centrale, dove la gente che siamo andati a fare la comunione noi, abbiamo camminato sopra dei cerchi. E la circonferenza non ha né principio né fine. Qualche anno fa, lei è nata, io sono, tu sei, tutti siamo nati, vi siete? Quando uno nasce, il libro dell'Apocalisse, come lo spiega? Lo spiega con questo quadratino che voi vedete qua. Ci siete? Il quadratino. Poi che è successo? Poi abbiamo avuto 5 giorni, 5 anni, 10 anni, 20 anni. Questo continuerà a girare fino al giorno che il Signore ci dirà andiamo. Amore, mi conti quanti sono le punte? 8. 8. Siccome ce l'ho a portata di mano, dove sta? Eccolo qua. Ti ricordi la colonna? C'erano quanti rettangoli? 3. Cos'era il rettangolo? La tomba di Cristo vuota. Scusate, al rovescio. La tomba di Cristo vuota, perché Gesù è risorto. L'architetto ha capito che non è un povero prete, ma è un santo. Rettangolo, quadrato, quadrato. Amore a Dio, amore al prossimo. Rettangolo, rettangolo. Rettangolo, quadrato. Lo capite? Con quello che avete sentito... Indovina che facciamo adesso? Adesso siamo in grado di leggere tutto quello che c'è scritto nel copriletto. Tutto, lo leggiamo tutto. Andiamo. Fate, apritevi un po', se no non ce la facciamo, a vedere tutti. Vieni. Ci sono gli occhi. Apritevi un po', se no non c'è. Apritevi ancora, apritevi. Ce la fate? Pronti? Sì. Quanti circoli ha fatto? Quanti cerchi? Quanti ne volete? Lo vedete qua? Una miriade. E il cerchio dove comincia? In nessuna parte. Certo. Il quadrato, perché qualcuno è nato. Ha fatto, guarda me. Mamma mia. Ah, del marito questo, eh? Ah, perché ha suggerito. Zitta, zitta. Oh, non suggerite. Ci sono tante stelle, però guarda me, non guardare. Tante stelle ha fatto. Pronta. Quante punte ha la stella? 5. Contale. 8. Ah, 8, quella. 8. Ci sei? Sì. Vi ricordate cosa mi ha dato lei? Figlio maschio. Un figlio maschio, quindi è nato nostro figlio. Sì. Gli ha fatto un quadrato grande come una casa. Dove vivevamo noi due? Grazie. Che lingua parlano? Francese. E scrive in francese. Bon riposo. Guarda me, guarda me. Quante lettere ci sono? 8. Ha fatto un sacco di fiori, fiori, fiori. Quanti ne ha fatti? 88. 8. E ogni fiore quante punte ha? 8. 8. Lo vedete? Sì. 3, 6, 7, 8. 8, 8. Perché l'8 è il numero di Cristo in greco. Ma non è finita. Ah, sì. Ingegnere. Ecco, ma io sono ingegnere. No, 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 più indietro. Ah, più indietro. Tu non lei. Non mi ha mai interpellato, pensavo tutti, tutti indietro. Tu, da lì non c'è. Venite più qua, da lì non c'è. Più indietro, più indietro, più indietro. Chi è l'ultimo? Mamma, venga qua, vicino a me, mamma. Vieni qua. Vieni, vieni qua, noi siamo qui. Signora, da lì non ce la fa a vedere. Guardate come ha finito sta roba qua. Tun, 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 tun. Li vedete questi roba qua? Sì. Una parola che forse non avete mai sentito, si chiamano strigili. Buonasera. E che cos'è? Sono le onde del mare. Di che cosa sono fatte? Acqua. Che? Pronti? Acqua. Chi risponde a sta domanda? Pronti? Sì, via. A che serve l'acqua? A bere. L'acqua è la vita. A che serve l'acqua? A ripulire. È la vita. A che serve l'acqua? A lavare. A che serve? E ci sei, vai. È la vita l'acqua. A che serve l'acqua? Aiutata. A purificare, a purificare, a battezzare. Ripeti. A battezzare. Oh, lo dicevo io. Mi ha fregato. Lo dicevo io, mi dava bacio a me. A battezzare. E quando uno è battezzato, nasce cristiano, e questo comincia da capo.
Maestro, dov'è? Ecco, maestro, pensi? Lugina, se io avessi zitto, l'onore, perché per me sarebbe un onore, e il maestro mi dice, Cosimo, ma se veniamo un'altra domenica, al pomeriggio, perché di mattina non si può neanche per voi, ci spieghi Santa Maria Maggiore? Come no, c'è la storia. Senti, come no? La Basilica, è già spiegata. Siamo, siete stati a Santa Maria. Perché ha tutto questo simbolo. Siamo fuori, non siamo dentro, siamo fuori. Nella parte dell'atrio, in mezzo, c'è lo stema di Pio IX, l'ultimo intervento l'ha fatto lui. Destra e sinistra ci sono due cerchi così grandi. Perché il cerchio? Non ha né principio né fine. Dentro nel cerchio c'è la stella, quante punte? 8. Maestro, aiutami. Cosa c'è a Santa Maria Maggiore sotto l'altare maggiore? La dove è nato Gesù. La cuna di Betlemme. Dove Gesù è nato. Entriamo in chiesa, guardiamo il soffitto ed è tutto a cassettoni. Perché? Sì. Perché Gesù è nato. È vero. Nave laterale. È tutta piena di stelle. E sono le stelle quante punte? 8. Come mi chiamo io? Cosimo. E chi ha inventato la pavimentazione? Come si chiamava? Cosimo. Il pavimento cosmatesco. Vero. Lei entra, cammina. Dove cammina? Cammina nella nave centrale? Tutti i circoli. No, quanti ne vuoi? Gesù non ha né principio? Né fine. Ma dentro questi circoli, questi quadrati, questi ci sono delle tessere di mosaico, il marmo si è consumato, quelle tessere no, si cammina male. E cos'è? Rettangoli, quadrati, rotondi. Da dove è preso? Non da qua, è preso dal libro dell'Apocalisse. L'Apocalisse. Andiamo a San Pietro, è uguale, San Paolo, è uguale. C'è una chiesa qua vicino, spero di andarci, perché è San Lorenzo fuori le mura. San Lorenzo, sono battezzato lì. Il soffitto è tutto qua. Non è preso da qua, è preso dal libro. Venga qua vicino. E siamo Ma San Lorenzo è spoglia, però. Siamo al clou della spiegazione. Allora, Giovannino Bosco ha 2 anni. Gli muore suo papà. Sua mamma, eccola, Margherita. Come si chiama? Margherita. La mamma di Don Bosco sposa in seconde nozze Francesco Bosco, che era già sposato Francesco Bosco, ma la prima moglie a 20 anni mi lascia un figlio, polmonite, che fa un contadino con una creatura? Sposa. Mamma Margherita, che si deve accolare un marito con un bambino, si chiama Antonio sta creatura, che con Giovanni non sono mai andati d'accordo, mai. Quando ha 2 anni quest'uomo torna dal lavoro, è sudato come una bestia, si mette in una corrente d'aria perché è troppo caldo, quindi lui cresce orfano, afferrate, questo è molto importante, lui cresce orfano. Cosa pensate che questo prete ha sull'altare, in quell'immagine? Per gustarla del tutto, perché c'è il riflesso del vetro, e amore, illuminalo. Vi spengo la luce, se no non... Aspetta che passa. Sapete che cos'è? È la Madonna della tenerezza. Ce la fate? Sì. La Madonna della tenerezza.